Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. USA, Trump prova a ripartire dal comizio di Tulsa, dal controllo alle elezioni di midterm, alle proteste per Floyd, la lunga crisi del presidente. Quando entrerà nell'area salutata da una folla di 20.000 persone, l'obiettivo sarà soprattutto uno: ridare slancio a una presidenza che appare sempre più spenta e disperata. In questi 4 anni si sono sommati errori e sconfitte che ora pesano sulla rielezione, dal Russian Gate fino alla mancata gestione degli scontri razziali con un precedente storico, Herbert Hoover. Coronavirus nella favela più grande del Brasile, dove muore un malato su tre. C'è il reportage appunto sul Fatto Quotidiano Millennium in edicola. I contagiati nel regno di Bolsonaro sono quasi 1 milione. Sul numero di giugno del mensile diretto da Peter Gomez, le immagini e il racconto dell'epidemia della più grande baraccopoli del paese sudamericano. Rocinha a Rio de Janeiro, dove distanziarsi è impossibile, stare a casa dal lavoro quando c'è non è un'opzione, mentre il governo non ha alcuna strategia di contrasto. L'epidemia aggrava problemi cronici e la mortalità del Covid-19 arriva al 30%. Stati generali, dalle grandi imprese ad artisti e architetti, l'ultima giornata di incontri per Conte Dialogo per piano rilancio condiviso. A Villa Doria Panfili arriva grandi imprese come Biagiotti, Nova Monte, Riello e Venchi. Poi tocca al mondo della cultura, da Boeri e Fuxas fino a Elisa, Tornatore e Baricca. Ieri il Premier ha incontrato privati cittadini, dal ristoratore romagnolo al negoziante. Umbria, donne in piazza dopo lo stop all'aborto farmacologico in The Hospital. Italia indietro, le differenze tra regioni, perché il caso di Perugia può cambiare le sorti dell'interruzione di gravidanza. Nell'occhio del ciclone la delibera regionale del 10 giugno scorso, con cui la giunta leghista ha cancellato la possibilità di somministrare la pillola RU486 senza ricovero oppure a domicilio. Ma il tema è nazionale: il ricorso al metodo non chirurgico nel paese è fermo al 20,8% dei casi, con grandi differenze tra regioni. Così ora il ministro Speranza vuole rivedere le linee guida in modo da facilitare l'interruzione di gravidanza con metodo farmacologico. Intanto, secondo gli ultimi dati, ci sono almeno 10.000 interventi clandestini ogni anno. Trump debutto flop a Tulsa, insomma, chiama con flu il coronavirus e annuncia: ho ordinato meno test, fanno aumentare i contagi. La sua campagna si aspettava 100.000 fan, ma ne sono arrivati solo 19.000. Manifestanti pacifici dispersi dalla polizia, inseguiti con lo spray dai sostenitori del presidente, che attacca l'avversario Dem Joe Biden e si vanta di aver affrontato con successo la pandemia di coronavirus. Ma i numeri raccontano che gli USA hanno il primato mondiale di morti e contagi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Cassonetti in fiamma all'esterno dell'ospedale Santo Bono. I verdi dicono pene esemplari. Fiamme e fumo si sono levate in via Mario Fiore, rendendo l'aria irrespirabile ai piccoli pazienti della struttura pediatrica. Dare fuoco ai cassonetti è una precisa attività che qualcuno svolge da tempo nelle diverse aree della città. Un immotivato atto vandalico che noi denunciamo e monitoriamo, ma incendiare i cassonetti della raccolta differenziata all'ingresso dell'ospedale pediatrico Santo Bono è una mostruosità. Fiamme e fumo appunto si sono levati via Mario Fiore, un quartiere dell'Arenella, e rendendo l'aria irrespirabile ai piccoli pazienti della struttura pediatrica. È inaccettabile che si possa decidere di compiere un gesto del genere. Siamo di fronte a dei criminali che non hanno nessuna considerazione nemmeno per la salute dei bimbi. Attraverso le telecamere di sorveglianza si risalga ai responsabili e si proceda con pene esemplari. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, e Rino Nasti, consigliere della quinta municipalità per il Sole che ride.
Ospedale Pellegrini, guardia giurata colpita con uno schiaffo al pronto soccorso. Gli agenti del commissariato Monte Calvario, durante il servizio di controllo del territorio su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini per una lite. I poliziotti sono stati avvicinati dalla guardia giurata, che ha raccontato di essere stato aggredito verbalmente e di aver ricevuto uno schiaffo da un uomo per futili motivi. L'uomo, un 62enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza ad incaricato di pubblico servizio e lesioni. Notizie da Treviso e dal Veneto. Marito e moglie muoiono a poche ore di distanza, erano sposati da 60 anni, erano ospiti del centro per anziani Simonetti di Oderzo. Lei si è spenta per prima, lui generale in pensione, l'ha seguita il giorno dopo. Treviso, assembramenti fuori legge, raffica di proteste contro 14 bar, l'ordinanza di Conte sui locali nasce da mail, telefonate e segnalazioni di residenti. Duro il PD che dice sbagliato, punisce un'intera categoria. I vigili sanzionino chi sgarra. Voglio stare un po' da sola, 50enne scompare da casa dopo un lutto in famiglia. Nella notte tra venerdì e sabato sono scattate le ricerche di una donna ucraina scomparsa da giovedì. Poi sabato mattina il lieto fine con una chia sua chiamata al compagno. Cimitero dei PC sul Meolo, conclusi i lavori, l'area può dirsi ora interamente ripulita. Dopo anni di polemiche, finalmente è giunta al termine la pulizia totale del giardino di scarica al confine tra Monastier e San Biagio di Callalta. Vittorio Veneto dona 500 euro ogni attività colpita dal coronavirus. Gli obiettivi dichiarati di questa iniziativa sono quelli di contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale della città e di mantenere la qualità della vita e dei servizi. Adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, però diamo subito la parola alla nostra inviata da Udine, e da Udine è Sabrina Ciccotti. Ieri 20 giugno 2020, un 61enne, originario della provincia di Venezia, è stato colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua vettura nel comune di Bertiolo. Nella notte, a San Daniele del Friuli, un altro incidente dove è stato coinvolto un 41enne di Ragogna. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e adesso passiamo alle altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Vasto rogo distrugge un rustico a Maniago. Incendio nella notte in via Marco Polo, a poca distanza dal sottopasso ferroviario, vicino al torrente Calvera. Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Maniago, in via Marco Polo, a poca distanza dal sottopasso ferroviario, vicino al torrente Calvera. L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, facendo accorrere sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago e del distaccamento di Spilimbergo, mentre dal comando di Pordenone è giunta anche un'autobotte. Che musica in Friuli 100 anni fa, nessuno ha pubblicato tanti album come lui. Qui da noi, cantautore di punta della New Music for Land, negli anni appunto 90, sperimentatore nei decenni successivi. Lino Straulino non è solo lo stacanovista alla zappa, autore di decine di lavori in tutti i formati, come cassette, CD, vinili in edizioni super limitate, ma un esploratore della musica a 360 gradi. Difficile quindi immaginarselo cantare al balcone durante il lockdown o lanciare messaggi dai social, utilizzati invece per fare quello che è nella sua indole, cioè creare nuova musica. Nel mio piccolo spazio casalingo a Udine, spiega, ho usato il tempo in modo diverso per essere una voce fuori dal coro, riprendendo in mano anche cose ferme da anni. Soprattutto ho indagato la musica friulana nei secoli, quello che hanno fatto altri come me, in tempi diversi. Mi sono occupato di un mondo sommerso, insomma, la musica d'autore friulana nei secoli, e l'ho trovata molto interessante e stimolante. Donne e lavoro, ripresa dispari oppure pari. Gli effetti della pandemia rischiano di far pagare a loro il prezzo più alto, aggravando ancora di più le diseguaglianze esistenti. Dopo il rassicurante slogan "andrà tutto bene", è tempo di fare i conti con le preoccupazioni e le incertezze della realtà e affrontarne le sfide strutturali per condividere l'idea, appunto, di quale paese vogliamo ricostruire.
L'emergenza sanitaria ora deve fare i conti con le crescenti preoccupazioni economiche di un calo del PIL a due cifre e con esse i pericoli di una nuova questione sociale. Il governo nazionale e locale deve puntare sulla crescita investendo sulle infrastrutture che portano verso un futuro sostenibile, equilibrato e inclusivo, come suggerisce appunto l'Agenda ONU 2030. Vicentini confermato alla guida di Confidimprese Friuli Venezia Giulia, approvato il bilancio 2019, aggiornata la governance dell'unico Confidi regionale vigilato da Banca d'Italia. Stati generali dalle grandi imprese, da artisti ed architetti, l'ultima giornata di incontri per Conte. Dialogo per piano rilancio condiviso, l'Assemblea Generale di Confidimprese Friuli Venezia Giulia, svoltasi per la prima volta in modalità digitale, ha approvato all'unanimità appunto il bilancio 2019 e ha eletto la nuova governance che guiderà l'ente di garanzia per il prossimo triennio. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.